Anche quest'anno Venafro si avvicina alla seconda metà di dicembre con l'incubo del superamento dei 35 sforamenti del valore massimo consentito per le polveri sottili. Al 9 dicembre, ultimo dato attualmente disponibile, la centralina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale segnava 34 superamenti. Ne manca dunque uno per far suonare ufficialmente l'allarme. Una situazione purtroppo ampiamente annunciata. Peraltro, grazie alla riattivazione della stazione di monitoraggio lungo via Colonia Giulia, convenzionalmente denominata Venafro 1, è possibile sostenere che in tutta la città il livello di inquinamento è omogeneo. Ne consegue che il traffico veicolare è meno influente rispetto ad altri fattori, considerando che lungo via Colonia Giulia circola la metà del traffico pesante che circolava in precedenza, in virtù dei divieti di transito in direzione Isernia esistenti ormai da diverso tempo. I dati sono pressoché sovrapponibili tra le due centraline, pur in presenza di considerevoli variazioni di traffico veicolare tra le due zone. A 2 anni dalla riunione tecnica che si è svolta presso il comune di Venafro, per l'individuazione di interventi volti ad implementare il monitoraggio della qualità dell'aria nella piana di Venafro, al fine di caratterizzare le polveri per l'individuazione delle principali fonti di inquinamento, la situazione è rimasta pressoché invariata, in attesa del lento incedere dello studio epidemiologico di tipo eziologico.